Allora, eccoci ragazzi, oggi alla scoperta di un posto vicino casa, a meno di 20 km, siamo qua a Crespi d'Adda. Era un villaggio operaio nato nell'ultimo quarto del 1800, fondato dal signor Crespi, che appunto creò questo villaggio per i suoi operai. Villaggio molto tipico dell'epoca industriale della, come si chiama? Fino 800, inizio 900, come dice il mio collega qua. Saluta. Ciao ragazzi. poi di suo fa una cosa caratteristica di caratteristica Crespi, oltre ad avere comunque delle case operaie dove alloggiavano tutti gli operai che lavoravano nella fabbrica che c'era, quella tessile, dove facevano cotone. La cosa caratteristica di Crespi è che in basso c'erano le case degli operai, e invece di sopra, che comandava, c'era la casa del padrone, e del dottore e del prete. No, solo dottore e del prete, perché la casa del padrone è più in giù. Qua a Crespi c'è anche il cosiddetto percorso della Martesana, che praticamente è un percorso ciclabile che facevano una volta i nostri vecchi, e praticamente da Concesa a Trezzo partivano. C'è un percorso ciclabile che poi arrivava direttamente fino a Milano, e i nostri vecchi lo utilizzavano per andare a lavorare in bicicletta. Comunque qua stiamo a vedere le case, queste sono le case dei dirigenti, o anzi dei dirigenti, perché vedete che quelle degli operai erano tutte quadrate, tutte simili, invece le case dei dirigenti, dei capi reparto, capi settore, erano più arzigogolate. Poi cosa dire altro? C'è il famoso cimitero noto per i riti esoterici e non solo, quindi niente, però è solo delle leggende metropolitane. Sì. E c'è una leggenda che dice praticamente, se nel viale che porta al cimitero, che è molto lungo, se conti tutti gli alberi, poi alla fine, quando sei arrivato all'ultimo, muori. Ah, che bello. Quindi non contate gli alberi. È una leggenda metropolitana. Non contate gli alberi. Proviamo. Questo è il cimitero, che vabbè, di giorno non è così tanto, però di notte vi assicuro che fa paura, ragazzi. Fa paura. Ora ragazzi, stiamo percorrendo il vecchio opificio, per longitudine, per lunghezza, stiamo percorrendo per lunghezza, e una cosa particolare sono queste stelle a 8 punte che contraddistinguono appunto la famiglia Crespi. Molti dicono anche questo qua siano dei simboli esoterici di cose, però in teoria contraddistingue appunto lo stemma della famiglia Crespi. E qua ragazzi è l'ingresso della fabbrica, dove è presente una dei camini rimasti, delle ciminiere, non so che cavolo si chiama, vabbè. Questo è il cancello rosso. Vi ricordo che in questo istante, comunque dal 2013 a questa parte, il complesso è stato acquistato dal famoso Antonio Percassi, attuale presidente dell'Atalanta. Comunque vi ricordo che questo Crespi d'Adda è incastonato alla fine dell'isola Bergamasca, che si trova
in mezzo al fiume, ad fiume Brembo, e alla fine di questo del paese di Crespi i due fiumi si uniscono. Intanto qua notate le case operaie, appunto quadrate, tutte uguali, tutte identiche, case che contenevano due famiglie e avevano un orto e un giardino per far sì che gli operai potessero comunque vivere anche la natura. Questa è la parte dietro della scuola, perché ragazzi, cioè, è proprio un villaggio completo: c'è la scuola, c'è la chiesa, c'è l'ospedale, c'è l'ambulatorio, il negozio, c'è il lavatoio, quello là. C'è tutto, ragazzi. La chiesa, che ragazzi, è uguale a quella di Busto Arsizio, perché il nostro Crespi, il signor Crespi, era originario di Busto Arsizio e ha voluto fare la chiesa. Come quella appunto del suo paese d'origine. Questa, ragazzi, è la villa padronale del signor Crespi, infatti anche se veniva di rado, qua stava appunto quando veniva in visita alla fabbrica.